Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema allo spumante. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono panna fresca, zucchero a velo, tuorli, vanillina, zucchero semolato, amido di mais, spumante dolce e gelatina in fogli ammollati in acqua fredda. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettiamo lo zucchero a velo e la panna fresca. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo montare la panna senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimby. Mettiamo la panna da parte in una ciotola e rimuoviamo la farfalla. Senza lavare il boccale, aggiungiamo i tuorli. Lo zucchero semolato, l'amido di mais, la vanillina e lo spumante. Azioniamo il bimby per 8 minuti, 80 gradi, velocità 3. Aggiungiamo i fogli di gelatina ben strizzati. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Trasferiamo la crema in una ciotola capiente e lasciamola raffreddare del tutto. Nel frattempo riponiamo la panna in frigo. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la crema e la panna, adesso aggiungiamo la panna e la ciotola con la crema e amalgamiamo delicatamente. Riporre in frigo per un paio d'ore prima di utilizzarla. Crema allo spumante, ideale per farcire torte, bignè o pandoro. O come dolce al cucchiaio. Si conserva in frigo per 2 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!